le pagine del numero di oggi sono dedicate ad un'intervista con Dino Borgioli. Mi permetta di presentarmi. Sono il corrispondente del Radio Corriere della Libertà che viene a intervistare il tenore Borgioli. Ah, ma lei sta dipingendo. Scusi, forse ho sbagliato indirizzo. No, no, sono proprio io. Pittore a tempo perso e in sfogo di nostalgie toscane. Ma che bella sorpresa. E da poco che si è data alla pittura? No, è da molto. Solamente che di questa arte non ne ho fatto un mestiere come del canto. Me la son serbata segreta, proprio per me. Questo certo l'ho visto in Toscana. Difatti, è vicino a Firenze, è la piazza dell'Impruneta. Sono tutti soggetti presi dal vero? No, sono tutti di memoria. Fatti in giro per il mondo, alcuni a bordo, quando il mare me lo permetteva, e questi due a New York. Non ne fate nessuno in Italia? L'Italia la porto nel cuore. Come noi portiamo nel cuore le belle canzoni della sua terra. Questa visita mi fa venire nostalgia dei suoi stornelli toscani. Davvero? Lo conosce questo? No. È uno stornello di Davito. A proposito d'oscuramento, ah, se gli italiani potessero sentirla ora. Scusi tanto, Borgioli, ma che cosa è venuto a fare lei in Inghilterra? Per dire la pura verità, sono venuto qui a fare la cura del sole. La cura del sole, come sarebbe a dire? Parlo del sole della libertà, intendiamoci bene. Parlando fra noi che nessuno ci senta, l'ha trovato? E come se l'ho trovato? Pensi un poco, in tempo di guerra contro l'Italia, un artista italiano che seguita a cantare ed esercita indisturbato la professione di insegnante. Già, è vero. Non ha cantato anche recentemente qui alla Queen's Hall di Londra? Precisamente, per la Croce Rossa. Vi dico un po', se lei potesse far sentire la sua voce in Italia, che cosa canterebbe ai suoi compatrioti? Semplicemente questo, i Pastori di Pizzetti.
voi, lascia gli spazi e vanno verso il mare. Scendono all'Adriatico selvaggio, che verde come i pascoli dei monti. Quando puto troppo
storia.